In Siria, la guerra iniziata nel marzo 2011 ha causato, secondo l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, la più grande crisi umanitaria della nostra era. Sono 13 milioni e mezzo i siriani coinvolti, quasi 9 milioni di persone non hanno cibo sufficiente per vivere, 11 milioni e mezzo e il 40% sono bambini, non possono accedere ad adeguate cure mediche. È il contesto in cui lavorano i cooperanti di AVSI, una ONG italiana che insieme a Cor Unum e alla Fondazione Gemelli sostiene in Siria 3 ospedali non profit, 2 a Damasco e 1 ad Aleppo. Noi abbiamo curato da quando è partito il progetto l'anno scorso, abbiamo iniziato novembre 2017, abbiamo garantito più di 14.000 trattamenti nei 3 ospedali. E quello che vogliamo fare nei prossimi 2 anni è curarne altri 30.000. Cioè noi garantiamo dalle consultazioni mediche e le medicine per problemi più semplici fino a operazioni chirurgiche, diagnosi, X-ray, scan, cioè tutto quello di cosa hanno bisogno per curarsi, che è molto importante. Infatti noi ci teniamo sempre a sottolinearlo, che non è sempre per la violenza, non è sempre per le bombe che la gente soffre, ma cioè proprio la vulnerabilità è che quando uno si ammala di una cosa anche semplice, che comunque sarebbe semplice qui perché noi ci possiamo curare, lì diventa un ostacolo enorme per la vita perché non possono accedere alle cure, no? Ospedali aperti è uno dei progetti inseriti da AVSI nella propria tradizionale campagna di solidarietà natalizia. Gli altri 3 sono in Brasile per l'accoglienza dei profughi venezuelani, in Kenya e Burundi per l'avvio al lavoro di 10.000 giovani e in Italia per l'assistenza ai più poveri da parte delle suore di Carità dell'Assunzione. In un periodo in cui l'operato delle ONG è spesso criticato ma poco conosciuto, è significativo il titolo scelto per la campagna, Sotto lo stesso cielo. Noi riportiamo l'attenzione a quello che per noi è importante, ossia le persone, e attraverso questo titolo appunto vogliamo sottolineare proprio come i bisogni qui sono gli stessi in giro per il mondo e la necessità appunto è quella di considerare sempre che all'interno di queste discussioni, di questi dibattiti, il punto centrale, quello che a noi sta a cuore, è la persona. Per me è una fortuna, davvero. Cioè poter vedere questo, nel senso, questa situazione esiste, nel mondo si danno queste situazioni, poterle vedere e poter aiutare e contribuire a alleviare un po' la sofferenza, dare un po' di speranza alle persone. E poi anche lì venire qui a raccontarlo, cioè non siamo degli eroi, cioè è un lavoro bellissimo.